Salve ragazzi, come promesso oggi vi farò vedere l'impasto della pizza. Innanzitutto partiamo con la pesatura degli ingredienti che sono farina Manitoba 1 kg 9,50 kg, qua abbiamo 90 g di riso e 60 g di soia, 30 g di sale, 30 g di olio extravergine d'oliva, 6 g di lievito disidratato e 1,5 litri di acqua rigorosamente fredda. Via! Adesso vediamo come si procede per fare l'impasto. Innanzitutto si mette la farina dentro l'impastatrice. Un pochettino ci porta. Mettiamo la farina di riso e la farina di soia. Iniziamo a far girare la nostra impastatrice per far ossigenare la farina. E inseriamo il nostro lievito secco disidratato a pioggia. Così facendo avrà un'ossigenazione la farina molto migliore e se avrà grumi si sfalderà. Ci vediamo tra 2 minuti. Eccoci di nuovo qua. Trascorsi 2 minuti per l'ossigenazione della farina, possiamo incominciare a inserire l'acqua. Dobbiamo inserire l'80% dell'acqua, non tutta, perché un 20% ci servirà dopo. Quindi iniziamo a mettere l'acqua. Ok. Chiudiamo l'impastatrice e facciamo partire in prima velocità per non far uscire fuori la farina. Diamo velocità. Okay. Quindi al raggiungimento della zucca passiamo a inserire il sale. Ci vediamo fra 10 minuti. Eccoci di nuovo qua, trascorsi i 10 minuti, vedete come l'impasto incomincia a prendere forma, a fare la forma della zucca. A questo punto iniziamo a mettere il nostro sale nell'impasto sempre a pioggia e non tutta la volta. Qua il sale è stato messo, quindi appena tutto il sale sarà assorbito dall'impastatrice iniziamo con il penultimo ingrediente che è l'olio, quindi ci siamo quasi. Eccoci qua, iniziamo sempre piano piano a mettere l'olio extravergine. Appena l'olio sarà assorbito ci vediamo tra 1 minuto per l'ultimo ingrediente. Eccoci qua, come vedete l'olio è stato assorbito dall'impasto, quindi mettiamo il restante dell'acqua, il 20% che vi avevo fatto prima della parte. Mettiamo sempre l'acqua poco alla volta per dare l'idratazione al nostro impasto. Non è importante non mettere l'acqua tutta in una volta. Questo procedimento richiede un po' più di tempo,
perché l'acqua deve essere assorbita piano piano dall'impasto. Quindi andremo a fare la nostra idratazione finale. A questo punto potete scegliere voi l'idratazione che volete, per la vostra, diciamo, manageabilità dell'impasto. Io preferisco sempre fare l'impasto all'80-85% di idratazione, perché mi piace vedere la pasta molto più alta, alveolata e morbida dentro, che è importante voi. Voi potete scegliere di fare l'impasto al 75, al 70, come meglio credete, o come meglio potete maneggiare l'impasto. Guardate che la cosa importante è l'acqua poco alla volta, per assorbirla poco alla volta. Perché a questo punto la maglia glutinica è ben formata, quindi non possiamo più mettere tutta l'acqua in una volta, altrimenti la maglia glutinica si sfalderebbe. Ok, ci vediamo tra un minuto. Eccoci qua. Abbiamo inserito tutta l'acqua, quindi come vedete il nostro impasto l'ha assorbita, quindi adesso faremo il fermo macchina, quindi fermeremo la macchina e lasceremo l'impasto per circa 15 minuti per poi farvi vedere cosa facciamo. Ci vediamo fra 15 minuti. Allora, sono trascorsi 15 minuti, quindi faremo un giro alla nostra impastatrice. Bloccheremo. Okay. Guardate come si è formata la zucca. Quindi andremo a mettere un po' di olio in un contenitore. Poi andremo a mettere la nostra pinza. Ben oleato. Mi raccomando, anche sui lati. Cresce, quindi andremo a togliere la nostra pinza. Riponetela come sto facendo io. Ecco qua, abbiamo raccolto tutto il nostro impasto, quindi andremo a fare una piega girandola e alla fine prendetela in mezzo. Ok, è stata fatta una piega. Questo impasto va
in frigo per 24-48 ore, dopodiché si può procedere allo stagno. Apriamo l'impasto di ieri. Ieri vi avevo fatto vedere come fare la prima piega. Diciamo, avevamo fatto la prima piega e l'impasto era qua sotto, adesso è raddoppiato di nuovo. Qua siamo sulle 48. Diciamo che l'ideale per me sarebbe 48, però si può fare anche 72, non di più, ma già a 48 abbiamo un impasto così. Vediamo se ci sono delle bolle, se vengono su. Mi sembra di sì, vuol dire che l'impasto ha lavorato bene. Allora, adesso vi faccio vedere lo staglio e la formatura dei panetti. Qui dobbiamo mettere un po' di farina di riso, non è farina di riso ma è spolvero di riso, che lo trovate naturalmente in commercio, ecco qua. Quindi partiamo con il taglio. Io uso una forbice, ma potete usare o la mano così o la forbice che fate prima. Appoggiate tutto sopra lo spolvero e facciamo un panetto di 250 grammi circa. Ok. Mettiamo un po' di spolvero di riso, adagiamo sopra, facciamo ancora uno o due panetti, così vi faccio vedere. Quindi si lavora con lo spolvero. Si lavora con lo spolvero, io non lavoro con la farina. Perché? Perché lo spolvero di riso procedendo dà una croccantezza che sentirete in bocca, mentre la farina in cottura nel forno diventa amara. Quindi a me piace più lavorare con lo spolvero di riso e non con la farina. Guardate le bolle, questo qua è tutta l'aria che è incamerata dentro l'impasto, che ci andremo a trovare quando noi andremo a fare la cottura ultima. Qui siamo a 48 ore, ancora il nostro impasto è pieno di aria, quindi vuol dire che l'impasto è stato fatto. Andiamo a lavorare la nostra farina, o panetta, come la chiamare. Quindi si procede così, si appoggia da un lato, si chiude così, si chiude dall'altro lato, si vanno a chiudere i quattro lati, uno e due. Appena è fatto questo qua, si gira e si chiude, schiacciando solo la punta. Non dovete schiacciare qua sopra, dovete schiacciare solo la punta, uno e due. Ecco qua, abbiamo formato il nostro panetto, è chiuso. Quindi adesso metteremo il nostro panetto a lievitare per circa 2 ore e mezza, 3 ore, dipende dalla temperatura, ma dovrà raddoppiare di colore. Andiamo a fare il secondo. Quindi si chiude la prima, si prende dai lati e si chiude la seconda, quindi rimangono i quattro angoli, 1, 2, 3 e 4. Si prende uno a uno e si chiude, gli altri due si chiudono. Mi raccomando, chiudete qua, va bene. Quindi si mettono due dita e si gira, si chiude e schiacciare solo questa parte, mai schiacciare sopra. Uno e due, ecco qua. È chiusa. Ok, la mettiamo qua, andiamo a fare la terza.
Di nuovo, ce la faccio piano piano. Uno. Si prendono i lati di qua. Due. Guardate le bolle. Tre. E quattro. Guardate l'aria. Quindi adesso metteremo due dita e con i pollici andremo a girare così. Uno. Vedete che è uno schiaccio, eh? Con i pollici andremo a girare. E due. Ecco qua. Il panetto è formato. Quindi adesso li mettiamo, faremo l'ultimo. Quindi ricordate, lo volete tagliare con una forbice, è meglio tagliare con una forbice, farete prima, pesate, 2,48. Ok, quindi facciamo vedere ancora una e poi chiudiamo la diretta. Si chiude, si chiude, rimangono i quattro angoli, uno e due. A questo punto si mettono queste dita qua e con i pollici girate, ok? Uno e due, ok. Se volete fare una passata sopra la farina di sopra lo sporgone di riso ancora meglio, perché vi dicevo che in cottura avrà un gusto molto particolare. Questo è il panetto formato, quindi li lasciamo adesso raddoppiare. Al loro raddoppio vi faremo un'altra diretta e faremo la stesura e la precottura. Abbiamo raggiunto il raddoppio della pinza, quindi passiamo alla stesura. Iniziamo con mettere la farina di riso, anzi lo spolvero di riso sopra, e delicatamente incominciamo ad allargare solo ed esclusivamente con le dita. Io si fa un passaggio, si prende e si appoggia sul banco. Per la precottura usiamo olio di semi, solo per l'olio di semi. La precottura si fa perché si può fare anche la coltura ottimata, eh? Ma noi facciamo una precottura se per esempio abbiamo delle persone a casa, 10-15 persone, facciamo una precottura adesso, ci precociamo 10-15-20 pinze, quando si faranno le 7 e mezza 8 abbiamo le precotte già pronte, mettiamo su pomodoro, mozzarella e vari ingredienti e mettiamo a fuoco. Allora adesso ancora ci sono tutte le bolle, andiamo a fare sta cosa. Ecco, vedete com'è gonfiata. Quando incominciano a fare queste bollicine marroni, la precottura è ultimata. Diciamo, mettiamola su una griglia dove farà il suo raffreddamento. Ecco qua, si presenta così, vedete come le bolle ora sono tutte belle. Si fa raffreddare in una griglia. Perché si fa raffreddare in una griglia? Perché se no sviluppa diciamo un po' d'acqua se la mettete sotto un cano, quindi lasciandola così, vedete, raffredda. Appena sarà raffreddata questa qua, stasera quando arriveranno i vostri invitati a casa, la potete prendere così com'è, sopra metterci pomodoro, mozzarella per i bambini, più sulle patatine, e metterla di nuovo in forno. Quindi risparmierete molto tempo perché avete le basi già pronte e velocizzerete diciamo tutto. Appoggiamo sopra, mettiamo il nostro riso sopra. Ricordo che il riso cotto nel forno ha un buon sapore, la farina no, perché la farina
dentro il forno, specialmente nel forno a legna, diventa amara. Quindi io preferisco il riso anche per questo. Quindi andremo a stendere di nuovo con le dita, non troppo, e faremo due passaggi, uno fuori e un altro dentro. Quindi appena abbiamo preso la nostra pinza in mano, allargheremo un pochettino e la stenderemo un po' sul banco. Se farà qualche bolla alta così, bisognerà aprirla, perché dentro il forno si brucia e poi si vede la mano. Se invece è un po' più consistente, tipo queste qua, non sono niente, perché queste qua non brucia. Quindi adesso, diciamo, non faremo più la precottura, adesso facciamo una cottura ultimata. Vi potete sbizzarrire come volete. Mozzarella. Ok. Io preferisco, e lo dico sempre nei corsi che faccio, la pinza va senza pomodoro, perché se volete gustare l'impasto, perché purtroppo il pomodoro copre un po' il sapore dell'impasto, quindi è meglio non farlo. Dimmi Rocco, sto lavorando un attimino. Quindi io preferisco meglio senza pomodoro, poi voi se la volete col pomodoro la potete fare per tutti. Quindi abbiamo messo, diciamo, la nostra mozzarella sopra, il mio cameraman tiene questo qua, ok, andiamo a mettere la nostra pizza sopra. Ok, va bene, adesso la tiriamo fuori, la mettiamo sempre su una griglia per far vedere la differenza. Qui siamo con la cottura e qui siamo con la precottura. Per farvi, ho fatto le due per farvi vedere la differenza, ok? Quindi adesso passiamo a guarnire questa pinza. Qui vi potete sbizzarrire come volete. Logicamente potete fare quello che volete, mettendo dei pomodorini. Presaola. E scaglie di grana. Manca la rucola, perché la rucola non ce l'ho, però ho preso quello che avevamo dentro. Ecco qua. Qui siamo con il prodotto finito. Qua potete mettere sulla pinza, potete mettere tutto quello che volete. Addirittura potete farla senza mozzarella, la tagliate a metà e riempite di Nutella. Potete fare quello che volete. Questo è il prodotto finito. Deve essere croccante fuori e morbida dentro. Vedete? Potete vedere quello di qua. Potete vedere pure di qua. Ok? Prego, fai vedere pure di qua dietro. A posto. Con questo video tutorial abbiamo chiuso e vi lascio. Ciao a tutti.